Vai. No, un discorso organico. Suggestioni, frammenti di discorsi, cioè elencherei tutta una serie di non ci sono più. Esisteva un soggetto rivoluzionario, oggi non c'è più. Esistevano le letture, dei testi di riferimento che ci diano delle parole. No, i testi ci sono, però non c'è più la lettura collettiva. Sono tutti frammenti, non bisognerebbe metterli insieme in una riflessione collettiva. Secondo me quello che è il nostro problema oggi sono le condizioni soggettive, più che le condizioni oggettive, di mancanze diverse, perché le problematiche esistono e sono gravissime, profondissime. Ma esistono anche le lotte, le resistenze, sono tantissime. Quello che ho capito e mi viene confermato anche da questa chiacchierata che abbiamo fatto è che ci sono tantissime espressioni di queste resistenze, di queste lotte, tutte molto sconnesse, tutte molto frammentate. Dicevo, mancano le condizioni soggettive, nel senso che secondo me, dalle tante cose che abbiamo detto, c'è una cosa che proprio manca, un orizzonte collettivo di tutte queste lotte. Un orizzonte collettivo in cui tutte queste lotte si riconoscano insieme, cioè quelli che oggi, e questo è il mio problema, no? Quelli che oggi si definiscono militanti, che quindi devono militare in una prospettiva di trasformazione, perché non riescono a interloquire con tutti questi pezzi in maniera efficace e non riescono a ricomporli in un percorso comune, che poi ovviamente deve avere delle forme diverse da quelle del passato, le avrà, le ha già, però viene anche un po' da noi, perché anche qui a questa tavola dovremmo chiederci, ma noi per che cosa lottiamo di comune a tutte queste cose? E nel mondo in cui viviamo, nella civiltà in cui viviamo, quali sono le cose che vogliamo cambiare? Come lo analizziamo per capire quali sono gli suoi elementi da trasformare, da attaccare? E che vivono anche dentro di noi, perché le nostre personalità sono formate, educate da questa civiltà, e queste debolezze, l'egocentrismo, il voler poi averne sempre un vantaggio personale, le paure, non riuscire ad avere empatia verso gli altri, sono il sistema dentro di noi, è un'altra parte della lotta che esiste. Nella mia esperienza a volte è stata messa in secondo piano rispetto a quella verso il nemico esterno, mentre l'ho rivalutata soprattutto grazie al movimento curdo, che invece dà una grossa importanza anche alla personalità militante e che invece anche in tante lotte ha un'importanza fondamentale. Cosa si intende per personalità militante? Una personalità opposta al sistema, che ha delle caratteristiche che tendono alla libertà. Poi c'è tutta una teoria profondissima, però, che destruttura quegli aspetti di individualismo, patriarcato, oppressione e dominio, che in realtà sono in qualche modo insite nelle nostre personalità, anche quando siamo degli sfigati, sostanzialmente. Però, se troviamo qualcuno su cui fare un po' di... Esatto. E quindi una personalità che vive, il militante vive per la collettività, per la società, per la trasformazione. E ovviamente un orizzonte, del movimento curdo c'è una, la cito solo perché se no non so come chiudere questo discorso, c'è una citazione, forse di Öcalan, non mi ricordo, comunque qualcuno che dice i veri militanti sono solo i martiri, vabbè chiaramente in un contesto di guerra, nel senso che sì, è molto forte, però per dire che questo è un orizzonte. Bisogna immolarsi? No, non bisogna. Però laddove il martire in questo movimento è colui che ha dato la vita per la lotta, no? Quindi che ha, più di così non poteva dare, che ha dato tutto quello che aveva. Testimonianza autentica. Sì, esatto, testimonianza. La domanda finale, diritto, in base a cosa ci siamo detti, cosa chiederci ancora per poter continuare a pensare insieme? Ho l'impressione che abbiamo già enunciato parecchi spunti, sia sulle tematiche, tutti i discorsi sull'ecologia, sull'eccetera, sia sulla necessità di trovare delle forme associative adeguate, sia quindi non so se ci sia veramente
delle conclusioni da tirare, soprattutto perché la situazione è estremamente, questo l'abbiamo detto tutti, e i giovani soprattutto, estremamente frammentata, e quindi è praticamente impossibile oggi tirare delle conclusioni e dare delle indicazioni o delle prospettive unitarie. Quale domanda resta ancora aperta? Cioè, se fai una buona domanda è già parte della soluzione di un problema, ma è una domanda che ci aiuti appunto poi eventualmente a orientarci. Ci sono stati un sacco di spunti positivi in questa discussione. Sì, infatti, perché no. Non chiudiamola triste. No, perché fermarsi a che domande dobbiamo farci? C'è un'esigenza di tutti noi, mi pare, a individuare sia delle forme associative, sia degli obiettivi, sia delle forme di vita. E abbiamo anche evocato il fatto che ci sono, l'hanno detto in parecchi tra di voi e l'ho detto anch'io, ci sono oggi dei movimenti che sono effimeri, che sono, come dire, limitati negli obiettivi e nella composizione, perché sono effettivamente dei gruppi sociali più che altro che si stanno comunque evolvendo. Io penso che bisogna da una parte seguire questa tendenza, io perché sono vecchio, e chi è più giovane invece cercare di, a partire da queste tendenze, individuare le nuove forme di lotta, di organizzazione e di riflessione, perché come tu hai detto un po' manca la teoria, ormai rimane il post-operaismo eccezionale, tutto lo sviluppo del pensiero di Toni Negri comunque è ancora una base fondamentale di riflessione, ma stanno incominciando a uscire tutta una serie di nuove riflessioni, quindi il terreno di studio c'è, quello, come dicevi tu, non c'è più lo studio collettivo, spero che si possa anche riformare.